Buonasera. Questa sera vorrei cantare una nuova canzone. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. Io sono l'unico, e quando dico l'unico, voglio dire proprio l'unico. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva solo. Da qualche parte bisognerà pure cominciare. Potremmo cominciare col capire chi è veramente Adriano Celentano, un trasgressore di successo, un grande innovatore, un genio che ha saputo anticipare sempre tempi e mode, oppure un provocatore che veramente ha centrato sempre i sentimenti del grande pubblico facendo scandalo andando oltre. Beh, facciamocelo dire direttamente da lui. A dire la verità, io non me lo ricordo, però credo che sia uno che ha sempre voglia di giocare, e forse è questa la chiave che indirettamente mi fa fare delle cose che a volte possono risultare simpatiche. C'è dentro di me questa voglia di giocare, anche quando magari non gioco, che sono fermo, che sono pensieroso, dentro c'è sempre uno che gioca. Ed è proprio da questa sua voglia di giocare, di essere sempre in prima linea, che nasce il grande personaggio di Adriano Celentano. Ma non partiamo dall'inizio, abbiamo voluto cominciare questo viaggio nel pianeta Celentano mischiando date, ricordi, situazioni con filmati, interviste e bellissime canzoni. Il 59 è stato un anno molto importante per la canzone italiana, perché a Sanremo trionfa con Nel blu dipinto di blu Domenico Modugno, il che è sembrata già una grandissima novità, ma non è niente al confronto di quello che fa esplodere il giovane Adriano Celentano nel più modesto festival del rock and roll di Ancona. Una bomba! Il tuo bacio è come un rock, che ti morde col suo swing, assai fa tira il knockout, che ti fulmina sul ring, ma l'effetto di uno show, e perciò canto così, oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci, uno solo ne vale almeno tre. E per questo, bambina, tu mi piaci. E dico ba, ba, baciami così. Il tuo bacio è come un rock, ti morde col suo swing, e assai facile al knockout, ti fulmina sul ring, ma l'effetto di uno show, e perciò canto così. Oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock. Beh, dall'alto della mia esperienza posso dire senza alcun dubbio che Celentano è un giovane molto promettente. Ha soltanto un difetto, sa sempre come fare successo, e questo a me mi dà fastidio, va bene. E per questo, bambina, tu mi piaci. E dico ba, ba, baciami così. Il tuo bacio è come un rock, ti morde col suo swing, e assai facile al knockout, ti fulmina sul ring, ma l'effetto di uno show, e perciò canto così, oh 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 oh. E facciamo salto di quasi 20 anni con questo giovane promettente. Ecco, il rock di Adriano scuote l'Italia. I critici storgono il naso, ma lui li zittisce a suon di successi. E arriviamo al 1976, esattamente il primo luglio, per la prima volta sugli schermi televisivi appare il colore. Il rock Adriano lo usa come pretesto per parlare dei problemi di tutti i giorni. Ecco qui, Svalutation e Prison Call in Nancy Night Chusel. Come dire, la svalutazione e la difficoltà di comunicare. Celentano però non ha né una né l'altra. È chiaro che io, quando faccio un disco, nel mio pensiero penso di vendere i dischi e di essere sempre al primo posto in classifica e gli altri neanche secondi, perché io faccio questo mestiere. Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation.
Valutation. Valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation. Svalutation. Con salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation. Valutation. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa. Adriano Celentano, non c'è cognome migliore per un uomo, per un artista del suo livello, della sua dimensione, del suo modo di essere artista, che poi amato o anche non amato, è sempre un personaggio che crea attenzione attorno a tutto quello che fa. Quindi secondo me l'artista è proprio, è tipico di un artista, creare sempre attenzione nel bene o nel male. Senta professore. Sì, dica. Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente? Chi? Lei. Beh, vede ragazza, qual è la telecamera? È questa, sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisce? Grazie. Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso. Grazie. No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare. Sì. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensina Inciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensina Inciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa. Prisencolinensina Inciuso. You the cool maids say one prison calling Nelson and choose all right. Prison calling Nelson and choose all right. Mi piaceva molto, anche perché era avanti nei tempi, nel senso che ha fatto un rap quando il rap non sapeva neanche cos'era. We don't stay in the shoes now, we'll hold build the scene, then a whole rap maybe get the color boss dying. Chicken some by happy key to cool, baby to stay yet with Joe. We don't stay in the shoes now, a whole build the scene, then a whole rip, maybe get the color boss dying. Well, it's the same as you the club he's seen. You know it's all another judge of God's favors and chance. You're the coming not choose not right, but not sure. Hope just getting along the cover, no time. All the difference is stand, light is choosing over man. You can trust to the man, call to raid the girls. Celentano con uno slang aveva fatto una canzone, Pleasing Calliness, not choose. All right, ba ba ba. I wanna get the love, don't they there. Potevano cantarla tutti perché non era una canzone, non c'era un testo, quindi diventava ancora più accessibile a tutti.
Celentano era un artista che rendeva tutto ciò che faceva, lo rendeva accessibile agli altri, e questa è un'altra dote incredibile che gli artisti hanno. Cosa voleva dire Adriano con Prison Call in Ensign I Choose All? Probabilmente non voleva dire niente, ed era questo il significato della canzone, perché quando voleva comunicare Adriano lo faceva benissimo, tant'è che nel 67, agli inizi della contestazione giovanile, scrisse una canzone lettera, si chiamava Tre passi avanti, contro la moda beat, la droga e i capelloni. Caro beat, mi piaci tanto, vero? Sei forte, perché hai portato oltre alla musica dei bellissimi colori che danno una nota di allegria in questo mondo pieno di nebbia. Punto. Però se i ragazzi che non si lavano, virgola, quelli che scappano di casa, virgola, e altri che si drogano e dimenticano Dio, fanno parte del tuo mondo, virgola, o cambi nome o presto finirai. Tre passi avanti e crolla il mondo beat, una meteora che pira e se ne va. Ragazza, svegliati, ehi, cosa fai? Mi lasci per andar con uno che ti mette nei guai. E guarda che coppia, dicono già, visti di spalle chi è la donna non si sa. E già io mi immagino come finirà, voi fate la comica in città. E se ridono gli altri io no, sono triste per te piangerò, sono triste per te piangerò, piangerò, piangerò. Ma Celentano agli inizi, ve lo ricordate? Beh, anch'io devo rinfrescarmi un po' la memoria. 1956, nei bar arrivano i Flipper e in TV nasce Canzonissima. Europa e Stati Uniti finalmente sono collegate via telefono. Ed è proprio qui che l'allora 18enne orologiaio di Milano, Adriano Celentano, rimane fulminato in casa nel sentire una canzone che tra poco ascolterete anche voi. Torquato il Molleggiato, eccolo qua, non sapendo una parola d'inglese, traduce questo brano in italiano con il titolo dell'orologio Ma. Ben presto il successo di Bill Haley, Rock Around the Clock, divenne il cavallo di battaglia del Molleggiato. Ma adesso Baccini ha qualcosa da dirci. Però Adriano comunque è veramente un animale da palcoscenico, quindi
è uno che catalizza l'attenzione, che ha un carisma che comunque tuttora è, credo, inossidabile. 1, 2, 3, clock, 4, clock, rock. 5, 6, 7, clock, 8, clock, rock. 10, 10, 11, clock, 12, clock, rock, 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 rock. Rock, rock, tonight, rock. You'll have some fun when the clock strikes 12. We're gonna rock around your clock tonight. We're gonna rock, rock, rock these broad delights. We're gonna rock, all rock, all around the clock tonight. When the clock says two, the enforcement goes on. We got four more. We're gonna rock around your clock tonight. We're gonna rock, rock, rock these broad delights. We're gonna rock, all rock, all around the clock tonight. La prima volta che ho incontrato Adriano è stato in un ristorante. E lui gentilmente mi ha detto di unire i tavoli e abbiamo cominciato a chiacchierare. Lui è una persona estremamente simpatica, sembra un po' di stare sempre sul set di un film, perché con Celentano la separazione tra l'uomo di spettacolo e l'uomo nella vita è sottilissima, per cui i suoi tic, i suoi atteggiamenti, il suo modo di parlare che lo hanno reso così famoso, sono in realtà delle caratteristiche che lui conserva nella vita. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante mille baci, mille carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, un giorno spendilo per te, ogni secondo bacio te. E te bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. E con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, di questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Celentano è Celentano, stop. Ogni minuto è tutto mio, con 24.000 baci, ogni secondo bacio a te. Sanremo, quello del 1961, avete sicuramente notato il gesto che costò al molleggiato un'interrogazione parlamentare. Aveva osato addirittura voltare le spalle al pubblico. In quel periodo Celentano faceva il servizio militare e riuscì a partecipare al festival grazie all'interessamento dell'allora ministro della difesa Giulio Andreotti. Ma cambiamo stazione e arriviamo al 1966. Con il ragazzo della via Gluck, Celentano inizia la sua battaglia personale contro la speculazione edilizia e il cemento a favore del verde e della natura. Aveva fatto la strada giusta il ragazzo. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città,
e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Yeah, 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 yeah. Ehi, ya 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 ya, ehi, ya ya ya, ehi, non so, perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, ehi, no. Celentano Predicatore è comunque una persona in estrema buona fede, sicuramente è un naif, spesso rischia di cadere nel populismo, però gli si perdona molto, quasi tutto, proprio perché è evidente che non sta facendo nessun tipo di calcolo, sta semplicemente mettendosi a nudo col suo carattere così particolare e anche con le sue ingenuità. Tu non studi più, perché ti agiti così, facendo cosa tu stai? Hey! Se non sai cosa vuoi tu, se non sai cosa vuoi tu, se non sai cosa vuoi tu. Hey! Parte! Una finta questa lotta che fate, o forse, o forse come si dice solo un fuoco di Puglia, tanto per alleggerirvi un po' da quella noia che vi sta squagliando, sì. Ma sì, lo so, una lotta è sempre bello passatempo, se non uccida l'illusione di sentirci in qualche modo costruttivi, anziché fantasticare le solite cazzate, no? Cosa mi dite, siete riusciti a trovare il filmato di me, Adriano,
addirittura a Monaco. Ebbene sì, è stata una bellissima esperienza, la mia unica purtroppo con Adriano. Era il 1987, lui doveva fare la promozione del suo disco Veronica Verrai e io fui molto contenta perché lui mi invitò a Monaco proprio per fare la promozione di questo disco. Fra l'altro mi ricordo che avevo un vestito rosso molto bello, ero una sorta di geisha, un vestito rosso con due spacchi proprio lungo le gambe e due ventagli. C'era un momento addirittura in cui io tentavo di baciare Adriano senza naturalmente farlo, anche perché lui era sposato, giustamente, quindi non sarebbe stato il caso. Ce l'avete? Me lo fate vedere per cortesia? Grazie. Lo so che tu lo sai e tu lo sai che io lo so. Veronica, non dirti no. Nel mio capanno degli attrezzi, ma io ti voglio più solare, più disposta a camminare per la strada e sul metro, davanti a tutti io ti abbraccherò. Lo so che tu sai che io lo so che tu lo sai che io lo so. Sai che io lo so. Veronica, non dir, Veronica, non dir, Veronica, non dir di no. Beh, non ci posso proprio credere, grazie, perché questo filmato io non l'avevo praticamente mai visto perché era una trasmissione in diretta, quindi è stato proprio un bel momento, molto tenero, perché insomma, mi ritrovo praticamente 10 anni indietro. I successi iniziali di Adriano sono state soprattutto delle cover americane. Lui ha sempre avuto il pallino dell'America, anche se si dice non sia mai esploso negli Stati Uniti per la sua celeberrima inguaribile paura di volare. Però il cielo gli è sempre stato molto amico. Nel 68, con Azzurro, scritto dall'avvocato Paolo Conte, lui raggiunge l'astronomica cifra di 2 milioni di dischi venduti. E Azzurro è ancora un mito della canzone italiana. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Lei è partita per le stanze, ma come sono solo ad aspettare. Na 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 na. Sai come la ricordo? Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi
quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Adriano Celentano ha sempre avuto un rapporto tormentato, burrascoso con la televisione, ma ogni sua partecipazione è sempre stato un evento, come questa volta la prima sulle reti Mediaset. Appunto, la trasmissione si chiamava Il Boom, era il 1996, c'ero anch'io come conduttrice e lui lanciò Così come sei. Sei quello che sei. E toccarti io non oserei. Dai, mettiti comoda, non essere stupida, non fare la timida, stai con me, stai con me, stai con me, mi piaci così. Così come sei, mi piaci così. Così come sei. E se sul serio non dormi mai, e se io sono tutto quello che hai, e se davvero salti ad uno squillo e gli attacchi se non sono quello, e se davvero non c'è passione quando guardi la televisione, se sul serio non c'è conflitto nella tua camera da letto, io ti voglio così. Personaggio affermato e che comunque ha una sua immagine e una sua schiera di ammiratori, grande o non grande, comunque è un mito. Nel 1982 in Italia ci sono 3.000 negozi di dischi e altrettante discoteche. La nazionale italiana vince per la terza volta i suoi mondiali di calcio e Celentano si trasforma in cartone animato. Da Bingo Bongo, un film sulla giungla di città, contro lo smog, contro il progresso che distrugge la natura, Celentano protesta e grida "Uh! Io vorrei una scimmia grillare per gridare a tutti gli animali.
Attenti cari amici, che le bestie siamo noi, ma il vero nostro è tra gli umani e vuol distruggere ogni cosa. Nella giungla un grido si alzerà e la danza dei fiori inizierà. Wow, 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 wow. Schivonacci lo smog, wow, 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 wow. E che schivonacci lo stan, you need a woman, you can fuck an artist ferocica, you need a donna, you can fuck an artist formica, più feroce lo best umanica, più feroce lo best umanica. Less most worst, less most worst, less most. Oh, oh, oh. Oggi bisogna sapere sempre tutto, bisogna avere la risposta pronta a qualsiasi cosa. Ma ciò che è peggio è che ad ogni cosa c'è un tempo per rispondere, al di là del quale, anche se la risposta fosse molto intelligente, se il tempo è scaduto, mai buongiorno non ti dà i gettoni d'oro. Io penso che noi stiamo correndo dietro al tempo. Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciate la metropoli, belli come noi ben pochi sai ce n'erano, e dicevano quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli, con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera. Nuda sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre, e le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune che però la città è moderna, non ci devi far caso, se il cemento ti chiude anche il naso. La nevrosi è di moda, chi non l'ha ripudiato sarà. È veramente un grande interprete, credo che non abbia problemi a cantare qualsiasi canzone. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché, 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 perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei.
e per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarti che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Una bellissima canzone d'amore dedicata da Celentano a tutti quelli che si amano. Indimenticabile fu anche il 1962 quando Celentano fonda il suo famoso clan. E proprio in quell'anno gli scrisse anche la versione italiana di Stand By Me. Quante persone si sono innamorate con quella canzone. Ma adesso siamo arrivati al capolinea di questa prima puntata sullo speciale di un grande mito, Adriano Celentano. Io vi aspetto tra 7 giorni e vi lascio al bellissimo filmato di Pregherò. Ciao! Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio e ti vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. La serata di Italia 1 prosegue con Pressing, presenta Raimondo Vianello. Buon divertimento. Abbiamo definito in tantissimi modi la scorsa settimana predicatore, pacifista, trasgressore, ma come possiamo unire tutte queste definizioni in una sola? È semplice, Adriano Celentano è un mito e intorno a questo mito vogliamo continuare questo viaggio anche questa settimana, pieno di immagini, di curiosità e di musica. È il 1962 e la canzone Stai lontana da me è la versione italiana della più famosa canzone di Burt Bacharach. Il testo fu scritto da un altro giovane di belle speranze, un certo Mogol. Io che ho pianto per te, pregandoti di stare con me, vivendo perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò stai lontana da me.
pane a te. E io che vivevo per te, scordandomi chi pianse per me, vivendo perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò sei ormai chiusa per me. Questa storia perché io ritorno da qui. Già sapevo che sarebbe finita. Certo così. Vedo è bravo, è intelligente. E soprattutto ha quel modo di non prendersi troppo sul serio che lo fa stare al di sopra di tutto. Ed è vero, tant'è vero. Ed è vero, tanto è vero, ed è vero, tanto è vero, ed è vero, tanto è vero. E secondo me l'ironia è proprio l'elasticità, sono due componenti che lui possiede. Yuppidu, 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 idu, yuppidu. There's a fragrance of love in the air, it's penetrating far, deep in my heart. And the sun won't be burning in the sky, and he died the day she went away. E a 18 anni ascoltavo molto Yuppidoo, che per me è un capolavoro. A parte il film, ma proprio anche l'album che uscì dopo il film. Era un disco avanti di mille anni. Yuppidoo, 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 yuppidoo. È vero, io ho fatto dei film commerciali e naturalmente in buona fede di fare dei film commerciali, nel senso che intanto li rifarei ancora quei film. Yuppidoo, 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 yuppidoo. Anche sforzato, insomma, mi sono anche impegnato parecchio, facendo anche degli sforzi così economici, di fare dei film dove c'era un certo impegno, poi indipendentemente dal fatto che poi hanno incontrato il favore del pubblico o no, però l'ho fatto. Per esempio, Yuppidoo è un film che io avevo 100.000 lire in banca e non so come ho fatto a farlo, ho costato 1.700.000. Cosa posso dire di Adriano attore? Io parlerei di Adriano attore e Adriano regista, perché credo che le scelte che abbia fatto nel cinema siano sempre state molto particolari, molto imprevedibili. Adriano o lo si ama o lo si odia, nel senso che i suoi film sono o piaciuti moltissimo oppure sono stati considerati dei fiaschi. Io devo dire che ho sempre apprezzato molto anche il suo modo di mettersi sempre in gioco e di rischiare, a volte toccando dei temi che erano anche abbastanza particolari e delicati. Yuppidoo, diretto, prodotto e interpretato da un grande celentano osannato da tutta la critica. Lo slogan di quel periodo era Yuppidoo, fai l'amore con tu. E a proposito d'amore, Adriano ha sempre avuto le idee molto chiare. Infatti, Adriano e Claudia, eterni innamorati. La coppia più bella del mondo si sposa in gran segreto a Grosseto nel 1964. Ma Adriano, ti sei sposato oppure no?
No. Sei forte per questo, così tu mi vai. Siamo la coppia più bella del mondo. Ma lei è fidanzato con Claudia Mori? Sì, sono fidanzato. Mai più senza me tu vivrai. Perché tu sei nata per me, io sono nato per te e mai più mi lascerai. Beh, c'era questo slogan storico, chi non lavora non fa l'amore, perché era un pochino la risposta alla Celentano, a un periodo, all'autunno caldo, a un periodo complesso della vita del paese. Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie. Lavora, non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola, arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3. Siamo nel 1970 e chi non lavora non fa l'amore è un inno ironico contro lo sciopero. Il moleggiato davvero non perdona. Il suo impegno sociale su tutti i temi che più gli stanno a cuore, anche quello contro la caccia, gli creano una marea di consensi e tantissimi fans club che sono tuttora attivissimi, come ricordiamo tra i più importanti il celebre e i figli della foca. Mezza Italia è con lui. Questa rivista ha un anno di vita e con 400 soci sparsi un po' ovunque in Italia e all'estero si è creato la necessità di avere un punto di incontro con tutte le notizie, molte foto inedite di Adriano, molte notizie anche sulle attività del club, perché forse tu non sai, però il nostro club ha tante sezioni in Italia e in ognuna di queste sezioni noi abbiamo cercato di sviluppare un discorso più sul sociale, sull'ecologico. Ma io non ce l'ho con i cacciatori. Io non ce l'ho con voi, perché sono certo che voi non vi rendete conto di quello che fate. Gli animali sono come noi, gioiscono come noi, piangono come noi. Ognuno di loro ha un padre, una madre e dei figli. E allora io ai vostri figli che mi voglio rivolgere. Voi ragazzi e voi bambini dovete convincere i vostri padri ad apprendere il fucile. Perché altrimenti un giorno potreste trovarvi, potrebbe succedere a voi quello che fra poco vedrete in un filmato realizzato dal vero. E le vostre madri si potrebbero trovare nella stessa condizione di quella madre foca che piange costernata il suo cucciolo senza sapere per quale ragione è stata così brutalmente assassinata. Ha fatto vedere un filmato sullo sterminio dei cuccioli di foca e lì ha invitato i cittadini a scrivere al Presidente della Repubblica: io sono il figlio della foca. Quindi da lì è nato un po' il nome del vostro fan club. Il nome e l'ispirazione anche del nostro fan club. È evidente quindi che lo Stato non riesce a darvi il buon esempio, nonostante la sua altezza. E allora forse per la prima volta il buon esempio viene dal basso. Voi giovani
che siete i figli dei cacciatori, siete anche figli della foca. Di quella foca che piangeva il suo cucciolo. E se non volete che vostra madre pianga, dovete scrivere subito al capo dello Stato, dicendo: io sono il figlio della foca, non voglio che mia madre pianga. E questo è il messaggio che dovete scrivere. Scrivetelo immediatamente. E da domani cominciate a scrivere le vostre lettere, a spedirle, in modo che lo Stato sia sommerso dal vostro messaggio. Io sono il figlio della foca. Non voglio che mia madre pianga. Ripetete con me. Io sono il figlio della foca. Non voglio che mia madre pianga. Adriano, è meglio che canti, ma io l'ho sempre detto. Eppure son simpatico, mentre mi guardo allo specchio sono simpatico. Per i compagni e per gli amici, mentre per te, oh, solo per te. Per te non sono che una cicca, l'avanzo di una sigaretta fumata. Sono un simpatico, m'hanno anche detto che son bello, ma se mi guardano dico che forse non è vero, ed hai ragione tu, forse hai ragione tu, perché solamente tu mi ripeti che sono una cicca per te e mi fai piangere. Io so già che un giorno tu vorrai raccogliermi, ti brucerai con il mio amore, sì, ti brucerai e non mi avrai. Adriano, sei più che simpatico, sei unico. E sentite adesso che bellissima canzone d'amore ci dedica Adriano, il grande Adriano. Sapete che faccio? Me la dedico, anzi ve la dedico, come mi dedico quella successiva, Woman in Love, Donna in Amore. Pensate che la versione appunto americana di Donna in Amore, Woman in Love, fu portata a successo negli anni 50 dall'ex bellissimo del cinema americano Marlon Brando. Ma adesso ascoltiamo Ti avrò. Adriano, c'hai già. Tu non sai che cosa sei per me. E che cosa non farei per te. C'è l'inferno e il paradiso in te. Sul tuo seno caldo ci dormirei. E se dovrò buttare via tutto il resto, lo farò, ma ti avrò. Io ti avrò. E se tu vuoi, non mi importa, sai, se appartieni a lui, ma io ti avrò. So che ti avrò. Your eyes are the eyes of a woman in love, and oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love, when I know very well what I say.
to glow. Some flame deeper than made it shine. Those eyes are the eyes of a woman in love. Quando ero bambino, io non pensavo minimamente che un giorno avrei fatto il cantante. Erano di moda i mangiadischi, quei 45 giri. E credo che tu, di Adriano, di averli avuti tutti i 45 giri. E io mi mettevo davanti allo specchio con la lacca di mia mamma, che a mo' di microfono, e facevo finta di cantare in playback le canzoni di Celentano. Tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi. Quando abbiamo fatto la trasmissione Svalutation, in parte è stato anche un po' sentire questo consiglio della canzone, perché la parte poi migliore di Svalutation era che a un certo punto è stata una delle poche trasmissioni che ho fatto nella mia vita dove era praticamente tutto improvvisato ed era basato poi molto sulla musica. E io credo che alla fine la gente quando vede Celentano lo vuole vedere cantare. Lo sapevate che Una carezza in un pugno è stato uno dei singoli più venduti di tutta la storia della musica leggera italiana? Beh, adesso lo sapete. Predicatore, re dell'urlo, grande innovatore, Celentano è interprete genuino di se stesso. In Soli, Celentano racconta la storia di una coppia di innamorati che se ne sta chiusa per ore in camera, lasciando fuori i rumori del mondo e buttando giù il telefono dal quarto piano. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Vai con la base. Non spogliarti per me, io non merito tanto. Mi bastava di te solamente uno sguardo. Sei bellissima, sei come l'acqua limpida e io non voglio che ti sporchi con me. Come vedi anche tu, sono brutto si sa. Non sprecarti così, sono poco per te. Io parlo, parlo, ma tu dispogli sempre di più. Ma quanto bella tu sei, ma quanto bella tu sei.
adesso io non so se posso dirti di no. Che gran regalo per me avere te, avere te. Non spogliarti per me, io non merito tanto, mi bastava di te solamente uno sguardo. Bellissima, di nome di fatto, questa canzone di Adriano, dedicata, si dice, ad Anna Magnani. Pensate che nel 74 raggiunse il primo posto in Hit Parade, tanto per cambiare. E vi ricordate di Lola Falana? Cosa c'entra con Adriano? Ve lo dico tra qualche minuto. Andiamo. È il 73, Celentano continua alla sua maniera la protesta contro tutto e tutti, però più generazioni vengono catturate dai messaggi che lui lancia come anatemi nelle sue canzoni. Ascoltate attentamente le parole dell'Ultima Chance, cantate e ballate insieme a Lola Falana. Conviene ormai è di non mangiare più, solamente questa chance c'è rimasta e nulla più. Chance, l'unica chance, chance, l'unica chance. Non c'è scampo ormai per noi, è inquinato anche il menù, non c'è niente che puoi bere, solo l'acqua della pioggia. Ma poi se non piove, ma poi se non piove, la salute se ne va in compagnia del criminale, che per qualche lira in più ci sofistica il mangiare. Lei, lei se ne va, lei, lei se ne va. Nemico! Ecco qui, signori miei, questa è la situazione. Chi di voi vuol suicidarsi? Basta che entri in un negozio. A fare la spesa, a fare la spesa, però il problema dell'ambiente è molto importante. Ora se ne parla veramente tanto, tra le radiazioni dei telefonini, tra il buco nell'ozono, tra il fatto che la temperatura sta cambiando, il fatto che mangiamo male. Tra parentesi, lui mi è sembrato anche molto legato a questa idea dell'ecologia, a questa idea delle cose sane, amore per la natura, amore per gli animali. È una persona sana che dà un messaggio sano, e un messaggio sano è universale, perché è sano. Roberto, quanto vuoi più esitare? Ma vi dico in verità che un vantaggio abbiamo poi, se una vipera ci morde, muore lei anziché noi. Muore, muore lei, muore, muore lei.
Carissimo Celentano, prima o poi un asteroide ci cascherà sulla testa e sai benissimo che l'uomo sta accelerando un po' la morte, diciamo, della Terra. Ma io ero un bambino e vedevo in televisione questo bizzarro personaggio, ne ascoltavo le canzoni, ne compravo i 40, mi faccio comprare dalla mamma i 45 giri, e siccome iniziavo a suonare la chitarra fu folgorante l'incontro con una canzone che era tutta giocata su un solo accordo, quindi era molto, dava soddisfazione da suonarsi per chi stava imparando a suonare, e la canzone era la mitica Il mondo in mi settima. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto se siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo? Nel cielo, ai 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 ai. Sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, ai ai ai. Se proprio devo dirla tutta, le canzoni di Celentano sono le canzoni di un ragazzo tuttora attuali, e ripeto, se una canzone come Il mondo in settima fosse suonata dagli Smashing Pumpkins sarebbe una canzone a passo coi tempi, una canzone alla PJ Harvey. Ogni atomica è una boccia e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Adriano continua a denunciare la perdita di valori da parte della società, però non rinuncia neanche al gioco, allo scherzo, come abbiamo visto in questo filmato Mondo in mi settima. Passiamo a una canzone del 76 dove Adriano continua la sua guerra contro i costruttori di case e di palazzi, dove da grande idealista qual è continua a immaginare le città ricche d'opere d'arte e invita a bombardare tutto ciò che è brutto, magari. I want to know. Vorrei sapere. Vorrei sapere. I want to know. Come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi, in scatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know. I want to know. I want to know. I want to know. Perché la gente non dice niente ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know. 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 Na, 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 na. E io dopo il parlo non mi ricordo più, però quella canzone d'amore incredibile, ecco, non mi diceva, lui ha scritto dei pezzi d'amore veramente diretti proprio, lui raccontava l'amore nel modo che piacerebbe raccontare a me. A
proposito di filmati, posso chiedere un'altra cosa? Perché una volta ho visto di notte un Adriano scatenatissimo in un rock and roll. Credo fosse un filmato in bianco e nero, poteva trattarsi del musichiere? Me lo fate vedere? Avete appena visto qualcosa di eccezionale, la prima apparizione televisiva di Adriano in un filmato del 1959. Jealous Rock è il primo 45 giri inciso da Adriano dopo soli 3 giorni dal debutto nel Palazzo del Ghiaccio di Milano del primo concerto di rock and roll italiano. 5.000 ragazzi dentro e 7.000 fuori si scatenarono imitando la sua famosa tremarella. Adriano ha sempre indovinato le canzoni che piacciono tanto ai giovani perché la sua anima di contestatore è sempre andata a nozze con lo spirito e i desideri delle nuove generazioni. Ragazzi, pensate che prima si scende e poi si sale, e più in alto si arriva e più cadendoci si può far male. La vostra bocca può essere un fucile, una difesa che può tradire, che può tradire. Insomma, Adriano Celentano è proprio un mito. Io fra l'altro ho avuto modo di conoscerlo proprio personalmente passando questa giornata insieme a lui. È una persona genuina, simpatica, molto molto esuberante. Pregherò per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Fede il più bel dono che il Signore ci dà.
Impregherò lui canta. Non devi odiare il sole perché non puoi vederlo. In Russia dicono che la semplicità è sorella del talento. Forse tutto qui il segreto di un grande artista che è partito da una semplice via Gluck, sta girando da quasi 60 anni il film della sua vita, precorrendo tempi e mode e soprattutto precorrendo i gusti della gente. Prisa in collina in Sinai Ciusola, Adriano da tutti noi. Ciao. No, aspetta un attimo, questa è forse meglio che la riprendo io. Sergio, dammi la macchina. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Un ragazzo pieno di idee, di energia. Laddove c'era l'erba ora c'è. Spegni questi. Una città. Gli direi sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Passano gli anni ma otto sono lunghi. Ma tu cosa fai qua? Beh, io sono rimasto qui. Non ce l'hai fatta andare via da qui, eh? Ora coi soldi lui no. Può comperarla, torna e non trova. Ma amici che ave. Ma allora io chi sono? Case, tu, case, cemento, tu sei il corpo e te ne sei andato via, ma l'anima è rimasta qui. Ora c'è una. Allora tu sei l'anima. Sì. E rimani sempre qui. Quella casa in mezzo al verde ormai. Sempre. Dove sarà? Yeah, yeah, yeah.